Salve, cercavo l'Amalfa, abita in questo palazzo per caso? Cerca. Cercavo l'Amalfa, abita qua? Ma chi è lei? Sono Trocchia, sono un giornalista. Sì. Ah, ci sta perché cercavo Alberto Dell'Utri, suo padre immagino. Ci sta? No, non c'è. Non c'è, abita qua? Adesso no? Non c'è. No, gli dovevo parlare di una vicenda legata al fratello, ovviamente, Marcello, a suo zio. E lo trovo semmai sua mamma. Guardi, non lo so, non so cosa dire. Magari provi a telefonare, non lo so. Ecco, dove li posso contattare? Io non posso dare il numero. Appunto, ci sono a casa. Non avendo il numero di sì, telefono. Sì, ma comunque non c'è, quindi... Quindi volevo chiedere qualcosa a suo padre, diciamo, che mi interessa anche lui a questa vicenda. Guardi, non so cosa dirle, perché onestamente io non vivo qua, adesso sto andando un attimo, quindi non lo so se c'è, torna, non torna, starà in giro, non lo so. Ma può essere sta sola? No, non c'è a casa, no, perché ho telefonato prima, quello è sicuro. Però vive qui, diciamo? Sì. Quindi semmai dopo ripassiamo. Ma lei sa nulla di questa vicenda di suo zio che... Ho sentito. Che è latitante. Ma non è latitante. Ma sta fuori, sta all'estero. Guardi, non mi chieda a me perché io proprio non... Ma l'ha sentito di recente, suo zio? Oggi parla... Non lo sento da un po'. Ma perché dice non è latitante? Dice che sta all'estero, non l'hanno trovato. Cioè, sono tutte stupidaggini. Stupidaggini. Però dice che suo padre si è occupato, diciamo così, di contribuire a trovare un paese dove mandarlo. C'è questa intercettazione sulla Guinea, che lui doveva andare in Guinea. E non si sa dove è andato in Libano, in Guinea. Ma no. Tanto dove... Ma sarà fuori un attimo, così ritornerà dove va. Ritorna, dicevi? Ma certo che ritorna. Però suo padre si era interessato a trovare una soluzione, semmai in Guinea. Ne parlavo con questo Vincenzo Mancuso del ristorante Assunta Madre. Ha letto però, non l'ho letto. Vabbè, però lo trovo qua suo padre. A volte sì, a volte no, non lo so.